Allora, siamo con gli amici Game Wardens e parliamo di una novità incredibile, almeno per me, cioè il ritorno di Brido. Esatto, Brido l'hanno abbastanza vecchio, hanno fatto una recente ristampa, una riadattazione. Dice che dal vecchio cambiano il numero di giocatori, che passa ad essere a 4, a 2 o più, a 8, infatti abbiamo 8 personaggi diversi tra cui scegliere. Il regolamento dice che si gioca in meno giocatori, si ha la possibilità di usare due personaggi dello stesso colore, i personaggi sono divisi in colori diversi. E dal regolamento vecchio cambia il sistema di gioco, infatti le meccaniche sono state molto ridotte, non abbiamo più il giro, la ruota che si gira ogni fine turno, abbiamo un dado, 6 facce, nella quale il massimo di movimento che si può fare è 4 caselle. Nel caso esca il fantasmino, si lancerà dalla cima della torre, c'è un pulsante da premere, attraverso la quale uscirà la sfera, che andrà in modo casuale a interferire con i giocatori. Dunque ogni volta la sfera si prende, si ricarica dal fantasmino, così. Dopo le regole base sono sempre quelle, ovvero caselle rosse, nel caso in cui la sfera colpisca questa zona qua, il giocatore riparte dalla zona blu che è il checkpoint. E lo scopo del gioco è arrivare all'uscita partendo dalla cima della mappa, della casa. Bello. Ho visto che finalmente è tornato in vendita, il prezzo è anche buono, quindi... Però non è facile, è già facile, è difficile da trovare. Esatto. Su Amazon è già tutto, si può trovare nei negozi specializzati di biblioteca e giochi di lucerna. Grazie. Grazie a voi.